Cari amici, bentornati ad un altro appuntamento. Siamo in compagnia dell'iPhone 7 Plus. Come potete vedere dalle immagini, Apple amplia di un anno il ciclo di design dei suoi iPhone. Infatti realizza questo iPhone 7 Plus in maniera molto simile ai suoi predecessori, però abbiamo tante nuove funzionalità che vedremo nel corso di questa recensione. Abbiamo una doppia fotocamera, ad esempio un doppio speaker stereo, un nuovo tasto home, un processore più potente, abbiamo l'impermeabilità e abbiamo anche, diciamo, Apple toglie anche il jack audio da 3,5 mm e adesso, se vorremo ascoltare la musica, dobbiamo utilizzare le cuffie dati in dotazione che hanno l'uscita Lightning. Prima di esaminare l'iPhone 7 Plus, vediamo cosa contiene la confezione di vendita, confezione leggermente diversa rispetto agli altri anni. Abbiamo le classiche manualistiche di uso rapido con anche la graffetta per rimuovere la SIM che è in formato nano, un caricabatterie da parete, delle nuove cuffie che hanno l'uscita Lightning, però Apple ci fornisce molto intelligentemente anche un adattatore da 3,5 mm ovviamente con uscita Lightning, e poi abbiamo il cavo dati USB Lightning. Richiudiamo il tutto e riprendiamo tra le mani il nostro iPhone 7 Plus. Per quanto riguarda l'estetica, vi dicevo che è molto simile a quella del 6S Plus, ad eccezione della capsula auricolare che è più grande perché ospita anche il secondo speaker di sistema, mentre per quanto riguarda la fotocamera è leggermente spostata sulla sinistra e la fotocamera anteriore appunto è da 7 megapixel e ha anche la stabilizzazione. Per quanto riguarda i tasti laterali, sono un po' meno incassati nella scocca e il cassettino delle SIM, appunto, che è in formato, diciamo, ospita sempre SIM in formato nano, ha una piccola guarnizione per proteggerlo dall'acqua e dalla polvere. Per quanto riguarda invece le differenze maggiori, ci sono nella parte inferiore, dove come vedete non abbiamo il jack audio da 3,5 mm, ma abbiamo più spazio Apple toglie il jack audio perché fa più spazio per una griglia dove posiziona il microfono principale, mentre restano al loro posto lo speaker principale e la porta Lightning. A detta di Apple, è stato tolto il jack audio da 3,5 mm per avere un maggior spazio interno per il nuovo Taptic Engine e per avere una batteria più capiente. Io, diciamo che in una giornata di utilizzo, ho notato qualche miglioria rispetto all'iPhone del precedente anno, ma nulla di particolare. Sicuramente a molti dispiacerà questa scelta, perché adesso, quando dovremo ascoltare una canzone, avremo l'iPhone scarico, non possiamo fare quello che facevamo prima, ovvero attaccare l'iPhone al caricabatterie e ascoltare la musica dalle cuffie con il jack audio 3,5 mm questa volta, insomma, o ascoltiamo la musica o ricarichiamo l'iPhone se lo abbiamo scarico. Nuove estetiche ci sono anche sul retro, perché le bande di separazione delle antenne, come vedete, sono state eliminate, quindi un design un po' più pulito, mentre la fotocamera raddoppia, abbiamo una doppia lente e migliora anche il flash, perché da quest'anno è un dual tone a 4 LED. iPhone anche da quest'anno acquista la certificazione IP67, anche se i danni da liquidi però non sono coperti da garanzia.
Una delle novità più importanti è anche la riprogettazione del tasto Home, che non è più cliccabile come prima, ma riconosce la pressione del dito e offre un feedback tattile che possiamo personalizzare tra tre livelli di intensità. Per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di 158,2 x 77,9 x 7,3 mm, peso di 188 grammi, il processore è il Nova 10 Fusion con coprocessore M10, abbiamo anche CPU quad core da 2.3 GHz, la RAM è da 3 GB, mentre la memoria interna parte da 32 GB e arriva da quest'anno fino a 256 GB e viene eliminata la memoria da 16 GB, che oggigiorno diciamo è anacronistica, perché comunque tutti quanti diciamo registriamo video in Full HD, addirittura in Ultra HD, insomma, quindi abbiamo bisogno di tanto spazio, quindi 16 GB erano davvero pochi. Per quanto riguarda invece il display, è un'unità da 5,5 pollici con 3D Touch e un IPS, penso che sia l'ultimo IPS prodotto da Apple, perché l'anno prossimo dovremmo avere gli OLED. Comunque è uno dei display migliori sul mercato, secondo me il migliore IPS sul mercato. Abbiamo una risoluzione di 1080x1920 e 401 ppi. Per quanto riguarda la batteria, è da 2900 mAh, dura davvero tanto, inutile dirvi tutte gli altri tipi di connettività come il wifi, la navigazione, GPS, GLONASS, GPS, eccetera. Vi dicevo del processore, che è un A10 Fusion a 64 bit con processore di movimento M10. In soldoni, facendo le operazioni principali non si nota questo incremento della RAM e questo nuovo processore, però se andiamo a effettuare operazioni pesanti, mettiamo parecchio sotto stress il nostro iPhone, è lì che abbiamo, insomma, notiamo delle migliorie. Per quanto riguarda il display, andiamo a vedere qualche foto di test. Questa è la classica palette colori, queste sono le classiche palle da biliardo. Vedete come sia ottimo anche l'angolo di visuale, accentua un po' il bianco e poi lo rende un po' più caldo quest'anno su questo display, leggermente più freddo quello dell'anno scorso. Queste sono le matite colorate, anche il nero sembra quasi, insomma, un AMOLED, per quanto insomma sia davvero un ottimo nero per un display IPS. Da quest'anno Apple sul nuovo iPhone dichiara una luminosità maggiore del 25%. Io per fare la recensione l'ho messa, insomma, al poco più del minimo. Guardate quanto è luminoso il display, secondo me esagera un po', insomma, il 20% non lo so, è sicuramente più luminoso rispetto a quello dello scorso anno e sicuramente si vede bene sotto la luce del sole. Supporta anche la gamma di colori DCI-P3, che in pratica permette una riproduzione più ampia dei colori rispetto al vecchio sRGB, però se mettiamo i due iPhone, cioè questo di quest'anno e quello dell'anno scorso, a confronto, non è che notiamo questa cosa, insomma, all'occhio umano è impercettibile. Così come è minima l'aumento dell'amperaggio della batteria, Apple dichiara 2 ore in più, però nell'utilizzo quotidiano abbiamo risultati pressoché simili. Invece è molto buona qualità all'audio, sia tramite capsula auricolare che tramite il via voce. Facciamo una chiamata al 190, aumentiamo al massimo il volume. Vediamo. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato, digita.
Vedete, l'audio è forte e chiaro, inoltre non abbiamo anche, neanche nessun problema di segnale per quanto riguarda la rete cellulare, la copertura wifi, e l'LTE supporta un massimo, una velocità massima di 450 in download, MPS in download. Ovviamente un'altra delle novità, forse quella che ci permette di più di apprezzare questo nuovo iPhone, è iOS 10, che è ovviamente il nuovo sistema operativo di Apple per i device mobili, e ha tutta una serie di funzionalità che sicuramente molti di voi conosceranno, e rappresenta insomma una grande innovazione rispetto a iOS 9. Per quanto riguarda la fotocamera dell'iPhone, che vi ho detto appunto essere una doppia fotocamera, cosa ci permette di fare in pratica? Come vedete, io sto inquadrando il telecomando dell'aria condizionata. Se volessi zoomare senza perdere di qualità, basta tappare su 1x, ecco che mi viene fatto lo zoom a 2x senza perdere di risoluzione. Ovviamente permette anche di registrare video in Full HD, a 1080p e in Ultra HD. Diciamo che ho trovato questa funzionalità abbastanza carina, anche perché con la prossima release del software verrà implementata la possibilità di effettuare effetti refocus catturando informazioni sulla profondità di campo stile HTC e Honor. Comunque le fotografie sono ottime, abbiamo un ottimo dettaglio, e anche i video sono davvero molto buoni, a 1080, diciamo, di solito registro a 1080 a 60 frame al secondo, davvero molto fluidi, nessun tipo di problema. Altra cosa che è migliorata molto è la messa a fuoco. Ovviamente è inutile dirvi che il browser web Safari gira in maniera fulminea, come vedete è sempre molto fluido, non abbiamo nessun tipo di problema nel visualizzare tutti i siti. Se volessi ad esempio chiudere il sito di Repubblica, ma anche gli altri aperti con iOS 10, come potete vedere, basterà tenere premuto in basso a destra e chiuderemo i 7 pannelli. Molto buono anche l'audio, andiamo ad ascoltare un brano di prova. Forse, anzi sicuramente, al volume massimo gracchia leggermente, però diciamo che l'audio è davvero molto molto forte e corposo. Andiamo a trarre un po' le conclusioni su questo iPhone 7 Plus, o meglio, io lo definirei più un'evoluzione dell'iPhone 6S Plus, perché è un telefono che migliora sicuramente rispetto alle generazioni precedenti, introduce due nuove colorazioni, questa nero opaca a me piace davvero tantissimo, non preferisco la novità Jet Black perché è molto d'impatto come colorazione, però poi nell'uso quotidiano si segna e microsegna. Inoltre Apple dà la possibilità di scegliere solo tra versioni 128 GB e 256 GB di memoria integrata, chissà se in futuro permetterà anche di acquistare la versione da 32 GB. Per quanto riguarda le prestazioni, sicuramente sono migliori rispetto a quelle dell'iPhone precedente, così come sono migliori la durata
della batteria, anche se di poco, l'audio, abbiamo l'impermeabilità, abbiamo una nuova parte fotografica, viene migliorata tantissimo la fotocamera anteriore che passa a 7 megapixel, ma i punti a sfavore di questo Apple iPhone 7 Plus quali sono? Sicuramente le dimensioni, o meglio la non ottimizzazione delle dimensioni, perché su un display con un display da 5,5 pollici Apple poteva fare sicuramente un lavoro di ottimizzazione delle cornici migliore. Altro punto a sfavore è il prezzo, partiamo da 939 euro, inoltre anche l'assenza del jack audio 3,5 mm, che ci costringe ad utilizzare degli adattatori se abbiamo altre cuffie, non vogliamo utilizzare quelle che Apple insomma ci ha dato. Inoltre devo dire che un plus non da poco è sicuramente iOS 10, che fa girare questo telefono, introduce in maniera fulminea, introduce tantissime novità. Al tasto home invece inizialmente sicuramente molti di voi lo troveranno scomodo, strano, però posso dirvi col tempo che ci farete ben presto l'abitudine, e è davvero un'ottima novità, soprattutto per quei malati come me di tecnologia, soprattutto di costruzione dei device, che avevano l'odioso problema relativamente al tasto home, se ad alcuni insomma piaceva più morbido, ad altri più diciamo che fosse più duro, più rigido, e io ho cambiato un paio d'iPhone, perché quelli che acquistavo inizialmente all'Apple Store avevano questo odioso tasto home vecchio, sempre molto diciamo non rigido, e quindi insomma mi piaceva un bel tasto home rigido. Quest'anno non abbiamo più questo problema. Ragazzi, questo device sicuramente lo consiglio a chi deve passare da un iPhone insomma da un iPhone 6 Plus oppure addirittura da un iPhone 5S. Può acquistare tranquillamente l'iPhone 7 Plus, però per coloro che hanno l'iPhone 6S Plus consiglio comunque di aspettare l'anno prossimo, dove sicuramente avremo un cambiamento radicale dell'estetica e questi famosi nuovi pannelli OLED. Iscrivetevi al canale, tutto da Mario Discepolo per lupocchio.it. Ciao!